La ricetta di oggi è a base di capone che andremo a utilizzare perché è importante dal punto di vista nutrizionale, contiene degli acidi grassi fondamentali per il nostro organismo. Il pesce, in particolare il pesce azzurro, ha enormi proprietà benefiche legate alla presenza al suo interno dei cosiddetti grassi poliinsaturi, quali appunto i grassi omega 3, che contrastano in maniera efficace e assolutamente scientificamente provata le malattie croniche non trasmissibili e in particolare le malattie cardiocircolatorie. Iniziamo nello sfilettare il capone. Vediamo che abbiamo una carne rosea, fondamentale durante la sfilettatura togliere tutte quelle parti che potrebbero dare fastidio durante la lavorazione. Diciamolo pure, questo è un pesce ricco di proprietà nutrizionali. Abbiamo sfilettato il nostro capone, adesso passiamo al processo. Mettiamo l'olio nella padella, aglio in camicia, intanto tagliamo dei pomodorini, questi sono dei pomodorini da Terino di Piana degli Albanesi. Prendiamo il nostro filetto di capone e lo facciamo rosolare nell'olio con l'aglio. Prima di sfumare con il vino aggiungiamo il peperoncino e rosoliamo giusto il tempo che si insaporisca della sua piccantezza. Aggiungiamo il vino nel frattempo che evapora il vino ci prepariamo il trito di prezzemolo. A questo punto aggiungiamo i pomodorini da Terino. Saliamo. Aggiungiamo dei capperi. Una manciata di prezzemolo. La pentola bolle, saliamo. Utilizziamo delle linguine di grani antichi siciliani. Queste sono delle farine particolari recuperate in maniera eccezionale. Linguine di grani antichi siciliani ad alta digeribilità. Nel frattempo che la pasta, aggiungiamo nel nostro condimento una punta di concentrato di pomodoro. Ci servirà insieme all'acqua di cottura dei nostri grani antichi. Togliamo l'aglio. Passiamo la pasta, non ha raggiunto la sua cottura, la cottura la completeremo in padella.
andiamo all'impiattamento, il nostro piatto col ragù di capone è pronto. Io sono Giuseppe Di Sclafani, medico, componente del tavolo tecnico sulla promozione della dieta mediterranea dell'assessorato alla salute. Perché parliamo di pesce azzurro? Il pesce azzurro è una componente essenziale della piramide alimentare della dieta mediterranea. Si sa che l'aderenza alla dieta mediterranea e quindi ai componenti della dieta mediterranea, di cui appunto il pesce azzurro è una fortissima componente, è stata data dal piano europeo sull'alimentazione come una delle migliori metodologie per prevenire le malattie croniche non trasmissibili, quali il diabete, per esempio, l'ipertensione arteriosa, le malattie cardiocircolatorie ed i tumori. L'aderenza alla dieta mediterranea è una delle migliori armi che noi abbiamo per prevenire queste tipologie di malattie.